Salve a tutti da Giusy, oggi preparo delle crepe di farina di ceci. Gli ingredienti che ci occorrono sono 120 g di farina di ceci, un cucchiaio di olio evo, 270 g di acqua, sale e pepe quanto basta e poco olio di semi per spennellare la padella. Andiamo a preparare. Nel boccale metto l'acqua, un cucchiaio di olio evo, un po' di sale, un po' di pepe e la farina di ceci. Azione il bimby, 35 secondi, velocità 6. Il composto adesso è pronto, lo verso in un contenitore. E adesso andiamo a cucinare. Accendiamo il gas, spennello con un po' di olio di semi. Quando sentiamo che la padella è ben calda, con un mestolino prendiamo un po' del composto e lo mettiamo nella padella. Quindi giriamo piano piano. Lasciamo cuocere 2-3 minuti. Quindi adesso giriamo. Lasciamo cuocere anche da quest'altro lato. Va bene, adesso è pronta, quindi quando vedete che è ben dorata sia da un lato che dall'altro, la andiamo ad adagiare su un piatto. Quindi strofiniamo di nuovo con un tovagliolo imbevuto nell'olio di semi di girasole. Di nuovo prendiamo il composto, mescoliamo, ne prendiamo un mestolino e lo andiamo a mettere al centro. Quindi ruotiamo la padella e lasciamo cuocere. Quando vediamo che si stacca, capovolgiamo e lasciamo cuocere anche dall'altro lato. Continuiamo così fin quando finisce tutto il nostro composto. A dopo! Quindi ho finito di cuocere le mie crepe, le ho lasciate raffreddare. Adesso ne prendo una. Possiamo farcirla con del formaggio spalmabile. Io metto anche una melanzana grigliata. Quindi chiudiamo ed è pronta per essere gustata. Possiamo farcire le nostre crepe con quello che più vi piace. E adesso le mie crepe di farina di ceci sono pronte. Alla prossima ricetta. Ciao!